Io vado un po' in tilt, ragazzi, perché non so veramente. Ciao a tutti, sono Johnny Otto e bentornati sul mio canale. Io via, direi di iniziare a fare qualcosa di nuovo su questo gioco, ovvero Watch Dogs Legion, e andrei a vedere cosa fare. Nell'ultimo video vi avevo detto che saremmo andati appunto a fare qualche missione secondaria, qualche reclutamento di qualche attivista. Ora, io offline ho fatto una mezz'oretta di partita, mi sono andato a reclutare un paio di tizi perché ho trovato casualmente un personaggio veramente buono, ovvero questa qui, Pam Menon, che era una tuta tecnologica che ha questo drone stordente, ha i droni a ricerca, insomma mi poteva far comodo perché non avevo ancora personaggi con i droni. Nel mentre che la stavo reclutando, che faceva la missione di reclutamento, il personaggio che usavo, ovvero quell'altra ragazza, questa qua, che avevamo già preso prima, l'operaio Dide, è stata arrestata e il gioco mi ha consigliato di andare a reclutare un avvocato. Quindi sono andato a reclutarlo, Black Prabhu, e abbiamo anche l'avvocato adesso. Quindi abbiamo questi due personaggi. Perché vi ricordo che adesso, da questo momento in poi, dall'ultima missione che avevamo fatto, abbiamo la morte permanente attiva. La morte permanente attiva è merda, perché praticamente se ci muore un personaggio ci muore, punto e basta, non si potrà più riprendere. Comunque adesso vediamo un po', quindi si va a cercare, si va alla ricerca di un altro. Ma non c'è nessuno in questa macchina. Vabbè, si va alla ricerca di un altro personaggio da reclutare, così vediamo un po' le missioni di reclutamento che dobbiamo affrontare e poi ce lo prendiamo e via. Guida automatica attivata. Vediamo tipo quella ragazza là. Infatti una con un veicolo personale, una persona con un veicolo personale mi potrebbe anche fare comodo, sinceramente. Guadagno soldi a reclutamento, sconto abbigliamento. Ma praticamente poi, infatti, qualcuno mi aveva chiesto, Giuseppe se non sbaglio, mi aveva chiesto come funziona le missioni e i personaggi, e potevi scegliere chi ti pareva. Praticamente sì, ogni personaggio ha le sue abilità, ad esempio quello di prima che aveva lo sconto nel negozio. Magari se uno quando vuole andare a fare compere si sceglie quel personaggio là, così ha lo sconto e paga meno vestiti. Chirurgia plastica, soltanto che questa ha il pollicione in giù perché probabilmente non è molto favorevole al DedSec e quindi non ce la fa reclutare. E quindi praticamente sì, in ogni missione magari in base a quello che vi serve, se vi serve più furtività, se vi serve un drone, se vi serve magari picchiare forte, andate a scegliere il personaggio migliore che avete, tipo volete prendere meno danno, ci sono personaggi che, usando, che bevendo praticamente, bevendo la birra prima di partire, prendono meno danno, così se fate a schiaffi non avete problemi, pigliate meno danno. Questa per esempio avrebbe un fucile anche lei. Questa signora qua, un po' strana, ha un lanciagranate stordente e c'ha lo scudo che subisce meno danni, senza avere. Pensi che serva qualcosa? Pam Collins, skimmer di cripto. Gli hack rubano soldi, ricarica hack breve, download rapidi. Ma io vorrei qualcuno con un veicolo. Questa qui ogni tanto compra vestiti, sconto abbigliamento. Quindi questa forse va a comprare dei vestiti senza che tu ci vada te. Praticamente ti troverai, credo, nel guardaroba vestiti in automatico senza il bisogno di andarli a comprare. Prendo questa macchinina in prestito. Intanto ci godiamo anche un po' il panorama della città di Londra. E vi volevo dire che purtroppo a causa di una piccola febbretta, no, nulla di che, ma una febbretta 37,2-37,3, sono rinchiuso in casa, quindi probabilmente avrò anche più tempo per farvi video perché non ho altro da fare, non posso uscire, mi portano da mangiare, eccetera, eccetera, quindi siamo reclusi in casa, siamo reclusi.
per questo maledetto virus che non si vuole levare dai coglioni. Vediamo questo venditore ambulante, dai, voglio reclutare qualcuno, niente, non ci piace. Questo è un beatboxer, segue musica, e chi se ne frega? Questo qua niente. Questo qua niente, ragazzi, dai, voglio un qualcuno con un veicolo personale, sì. Eccolo qua. Però è pollice in giù, ma vai a cagare. 6 ore per trovarne uno. Cosa dovrei fare per la precisione? Guarda qua, qua! Il tuo profilo ha attivato Un una bug. giardiniere? Colpo di spugna. No, sono il re! Non è giusto! Chiudi la bocca, sei in arresto. Esegue musica. Piano piano lo troveremo, senza fretta, tanto non c'è fretta. Ok, Sid Roebuck. Ah, questa macchina qua non è granché, ma insomma ce l'ha. Vediamo se si può avviare il reclutamento. Sembri un duro. Ti va di combattere per Londra? Aspetta, sei del DedSec? Mi serve giusto un po' di aiuto. Vediamo, potrebbe essere. Che succede? Un mio caro amico è molto malato. Ha problemi respiratori. Ma non può contare sull'aiuto della sanità pubblica. Aveva una sola possibilità. Un dottore del clan Kelly, costosissimo. Gli ho prestato io i soldi. Ti ascolto. I farmaci hanno funzionato e come? Il mio amico ne è diventato dipendente e il dottore ha subito alzato il prezzo. Vorrei fare qualcosa, ma non so cosa. A posto. Ci pensa il DedSec a far star meglio il tuo amico. Perfetto, quindi questa qua è la missione di reclutamento che dobbiamo fare. Dobbiamo aiutare il suo amico, non ho capito in che modo. Beh, Adesso questa specie qua di dottore è decidirà. un vero fenomeno. È stato rimosso dall'albo dei medici per malasanità e ora è un chirurgo al soldo del crimine, un impiego di tutto rispetto. Bugs, ci devi dire dove trovarlo. Rintracciare gente è la specialità della casa. Ti invio le coordinate. Praticamente dobbiamo andare quindi a cercare le informazioni su questi medicinali là dove ci ha messo l'indicatore. Vamos! Oh via, si fa una bella giratina in quel di Londra perché c'è da oltrepassare praticamente tutta la città, ma io vado oltremare, ma chi se ne frega. Oh, che casino! Ho schiacciato un poliziotto, mi sa. Per andare contro un manico, almeno non ho fatto il giro, ragazzi. Chi se ne frega. Quindi stiamo andando però con l'avvocato. L'avvocato non so che abilità. Mi sa che ha solamente quella là che praticamente ci riduce appunto il tempo di attesa in caso di arresto di qualche attivista. Vabbè, non so se ha, vabbè, lo Spiderbot sì, perché comunque è una tecnologia di squadra. L'avevo visto, ragazzi, l'ho morto. L'ho frantumata, poverino. Siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati. Ovvia, mettiamola via a tavolone, no? Sì, il dottore del clan si va a Kelly che vedere. Vai, cerchiamo è qui parcheggio intorno perfetto, e ha ragazzi, a con sé un tavolone. laptop quasi inviolabile. Dovrebbe contenere le informazioni sul carico di medicinali. Adesso si potrebbe prendere anche il controllo di qualche drone, per fare la missione, perché poi me la dà su in alto, quindi probabilmente. Aia, cazzo! Guardi dove vai. Quindi probabilmente ci sta che ci sia da andare per il su. Qua ci sono gli scagnozzi del clan Kelly e sarebbe bene non ci vedessero perché ci fanno il culo, a meno che non glielo facciamo noi prima. Dovendo riuscire a passare, andare cazzo, andare là, e il tizio lì se ne va. Merda.
che vede la grande questa qua. Ma ci hanno visto. Lui si prova a scappare. Scappa. Imbecille, ma chi è imbecille? O scema. Via. Poi. Cazzo, non c'è neanche un'arma a questo modo. Allora, la pastia. Tanto avevo comprato. Avevo comprato appunto il tirapugni. No, ci fanno secchi, via, ci fanno secchi. No, attivista perso. Ce lo hanno ucciso, ragazzi, la nostra prima perdita. Perché sono voluto andare così a bischero, a dritto, a farmi sgamare come al solito, come un coglione, l'ho presa nel culo. Ora io piglio la mia amica. Ah, ma è che lei avrà tutti i suoi gingillini, i tuoi bei gingillini di droni, e ce l'andiamo a provare. Andiamo, pam. Abbiamo perso l'avvocato, cazzo, quindi c'è da trovare anche un altro avvocato. Ti prego, dimmi che è solo un problema di connessione. Attivista a terra? Mi dispiace. È andato quell'attivista lì, ragazza. Quindi vediamo un po'. Andiamo un po' a vedere. Vedi, lei c'ha il drone storniente, ragazzi. Non so se rendo bene l'idea. Ecco il laptop. Eccolo là, vedi. È hackerabile. Ce lo creiamo con il drone, vedi, se c'avevo il personaggio giusto era più semplice probabilmente. Nessuno ci vede perché siamo qua con il nostro bel drone. Per pigrizia prima non ho cambiato personaggio e l'abbiamo perso. Io analizzo i dati. Okay. Ho trovato il deposito della mala dove analizza. Nascondono quei farmaci sperimentali. Mary Kelly non si offenderà se ne rubi qualcuno. Perfetto, riprendiamoci il nostro drone. Ingaggia, che vuol dire? Va bene, ciao. Andiamo via. E si va a rubare quel maledetto furgone. Di qua. Ah, a parte avevamo la nostra macchina lì, prendiamo la nostra gamba di più. È più sportiva questa qui, è più sportiva. Guarda, volevo spegnere lo stereo. Ho spento la radio, ma ho picchiato tutte le parti, va bene. Ma perché devi passare così senza dare precedenze? In zona c'è un veicolo che contiene farmaci sufficienti per 2 anni di cure. Ce n'è abbastanza per permettere all'amico del nostro contatto di disintossicarsi con calma. Ci sia anche pieno di gente. Ricevuto, ecco il veicolo con i farmaci. Cerca di non distruggerlo. Esattamente, c'è anche pieno di gente. Là c'è. Ah, però là possiamo andare con lo spider bot per aprirci la via, forse. Cerchiamo di fare le cose per bene, mi raccomando, non ho voglia di perdere anche questa. Non ho voglia di perdere anche questa perché questa mi piace. Quindi prendiamoci lo spider. Ce lo controlliamo e si entra con questo. Cerca di andare a entrare, sì. Senza farsi vedere.
tutti, va, intanto qua. Oh, ci sgamano, cazzo, ci sgamano. Ci sgamano, ragazzi. Però forse non hanno sgamato noi. Capisco, ma ti stanno sparando a me? No. Si autosparano tra di loro, perché no? Con le guardie, forse si sparano tra di loro, va bene, meglio così. Meglio così. Abbiamo trovato una strada alternativa, forse, non si passa da qua. Si monta in groppa al furgone e si va via, zitti zitti. O altrimenti possiamo provare a usare il ricarica di un esterdente per caso. Peccato. Aspettiamo allora il tempo di ricarica e si vanno a stordire col drone, magari. 10-19 secondi sono tanti. Aspettiamo. Ah, questo qua è uno dei primi da fare fuori perché può chiamare alleati. Chi è che mi sta vedendo? Non capisco. Ah, un drone. Ah, è il mio drone. È il mio drone. Allora andiamo. Zitti zitti. No, ci hanno già sgamato, cazzo. Via, 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 via. Non ti fai sgamare un'altra volta, su. Una torretta automatica ci ha visto, cazzo. Non me l'ha stordito, porca troia. Il gioco per stordire non me l'ha stordito. Ah, ma perché lancia delle cosette così. Guarda quella puttana che chiama il così. Ehi, ma vaffanculo. Ma vai a fare il culo. Che cazzo è stato? Io ci riprovo perché mi avete rotto i coglioni proprio ora. Mi apri la pistola, faccio tabula rasa, vedrai. Silenzioso e noioso. Oh, vedi che adesso qualcosa fa. Si fa la vecchia maniera, ragazzi, perché veramente si fa tabula rasa ora, magari. Senza morire, ovviamente, sarebbe meglio. No, no, questa non vuole finire in questo modo. No, la disfatta. La disfatta totale, ragazzi, abbiamo perso anche questa. Ora dei tipi così io non dovrei bestemmiare forte, no? È possibile che per andare più da un attivista se ne perda due e anche due tanta roba. Ora c'è sto coglione lì, questo tossicomane e questa lì. Ora dei tipi voi che cazzo devo fare io. Non c'era neanche un'arma, non c'era nulla. Diamo lei che vi devo dire.
Avevo trovato un buon personaggio, numero me lo sono di attivisti colpito è basso. Così alla Assicurati grande. Che i membri della squadra possano tornare a combattere o cercane di nuovi per rimpiazzarli. Lo so, Ciccio, mi è morto di ore, io ci posso fare. Io che ci posso fare? Mi fai vedere se fra le tecnologie c'è qualcosa da comprare? Per poter migliorare un po' le sezioni stealth. Ecco, tipo. Questo lo potrei anche usare, vedi che non lo uso mai. Il mantelluzzolo. Perché no? L'unica cosa che vorrei vedere se è aperto oppure no l'ingresso là. Andiamo a vedere da davanti magari. Se fosse già aperto l'ingresso io mi metto il velo trasparente che apre il furgone e mi levo dalle palle. Ecco il veicolo con i richiuso, cazzo. Cerca di non distruggerlo. Devo andare per forza in tutte le maniere con lo Spider-Bot, aprirlo hackerandolo e poi col velo vado e me lo metto. Perché mi sono rotto le palle di perdere attivisti così. Mi sono proprio rotto le palle, che qui c'è pieno di gente, mi devi dire come devo fare per andare là, per affare lì. Quella torretta là che ci vede ovviamente. Questa qui sopra, proviamo veloce veloce, zitti zitti, dai dai dai. Va bene, no problem. Il cancello l'abbiamo attivato. Adesso vediamo un po' se qui mi fa modificare i gadget. Sì, metto questo qua, perfetto, me lo attivo e io vado zitto zitto qua a prendere il furgone e mi levo. Ho il veicolo. No! Dove mi dirigo? Ho trovato un luogo sicuro. Apri. Dove il nostro amico può passare a ritirarlo e mi levo sto dalle palle le coordinate. Dobbiamo andare a vedere dove andare ovviamente adesso. Devo seminare la pula e poi dopo allora mi dirà dove andare. Sfugge tu al seguitore. Nel furgone al punto di consegna. Quindi andiamo. Torniamo indietro. Passo. L'abbiamo fatta. Almeno un attivista lo reclutiamo. Peccato che ci è costato due attivisti migliori che avevo. L'avvocato e quella dei droni. Ora andrà ritrovata. Perché era comodo. Peccato, ho sbagliato un po' l'approccio in quella missione del cazzo. E niente, quindi bisogna mettersi lì, andare a giro, scannerizzare ogni persona che si vede in giro, quella che ci sembra più tecnologica, oppure magari un avvocato, perché non so e non penso ci sia un sistema di ricerca automatico magari di un avvocato nel gioco, non penso. Magari forse come quella si riconosce anche bene perché con tutti quei visori che indossava. Questa macchina ha una fisica bellissima. Mi scuso di nuovo per la mia voce perché magari è un pochino più bassa del solito, ma un po' di febbretta, visto un po' di debolezza, mi abbassa un po' la voce. Ho fatto ciò che hai chiesto. I medicinali che servono al tuo amico sono al sicuro.
Si trovano in un veicolo di cui la nostra IA Bagley ti manderà le coordinate. Grazie, sono in debito con te. Il DedSec sta cercando nuovi membri. Dovresti unirti a noi. Va bene, ci sto. Divertiamoci un po'. Ok, quindi si è unito il nostro cingommone qua, si è unito a noi. Peccato che per farlo unire abbiamo perso. Ah, qui abbiamo il clan Kelly, ragazzi. Abbiamo perso due dei nostri migliori attivisti. Quindi, come già detto, dobbiamo andarci a recuperare questo qua, forse con quello zainetto. No, bomba di vernice. Oh, ma dipendente Albion. No, piccio, cazzo vuoi. Sei un barbone di sicuro. Alcolismo, risa alcolica, singhiozzo, allerta nemici. Ma cosa è questo? Ma che vuoi? Ne ho abbastanza. Vieni. Bertina, Dio santo. Possono essere trattenuti e interrogati. No, mi ho pregato una macchina della polizia, non me ne ero accorto. Con tutte le macchine che c'erano, proprio queste dove andare a fregare, ragazzi. Mi sono sbagliato, dai. Ma non è il viaggio però. Negativo, non c'è traccia del bersaglio. No, ci risgama. Mobilizziamo quel veicolo. Per poco ce l'abbiamo fatta. Va bene, dai, niente, direi allora di andare a fare qualche missione. Qua che ne manca tipo una, sabota la propaganda, andrei qua giù, così almeno ce la sabotiamo e ci rivediamo anche quel quartiere lì, se non sbaglio, mi sa che è l'ultima missione che manca, così prendiamo anche, rendiamo quel quartiere lì meno ribelle, anzi no, lo rendiamo ribelle, non a noi ma all'Albion. No, io mi schiacciato, no, via, non si può fare. Fammi a fare adesso. Dirigiamo verso il sospetto. Segui il bersaglio. Passo. E voglio seguirmi, ma tanti vado via. Non ci sto qui. Centrale, non vediamo il sospetto. Passo. Messo. Prendiamo questo episodio, ragazzi, per fare un po' di scorribande cittadine, ma dai, ma chi se ne frega, si va a fare un po' di ribellione. Abbiamo perso due dei migliori attivisti. Mi rode sempre, ma che ci vuoi fare? Li ritroverò. Anzi, li ritroveremo insieme. Il mio è uno stile di guida un pochino aggressivo. Di prepotenza, direi. Oh, ciao, andiamo in galleria. Dai, permesso, furia. Poi, Piccadilly Circus, voglio, ma da quanti negozi c'è qua? Nell'imbarazzo della scelta, peccato che siamo poveri in canne noi, con 3.000 soldini ci danno anche un cappello, forse giusto uno tanto per. Comunque dobbiamo sabotare la propaganda, che io presumo che sia in questi cartelloni, eccola là, The World's Finest for England. Dobbiamo sabotare questa propaganda, quindi c'è da capire come fare, dobbiamo andare lassù. Per andare lassù io userò il mio mezzo di trasporto preferito, ovvero questo qua.
E c'ha lei, ragazzi, è fantastico. È veramente fantastico. Allora, per farlo scendere l'ho disattivato, ma adesso fatto di parte, riprendiamo il controllo e si va alla grandissima. Si va a volare. Alla fine questo è il mio personaggio preferito, perché facciamo quello che vogliamo con questo personaggio. Quindi direi, sabota la propaganda è qua, noi ci rendiamo qui, prendiamo il nostro bel drone da trasporto, da carico, come cavolo si chiama. Però è dentro, cazzo! È qua dentro, come si fa per andare qua dentro? Punto di domanda. Forse l'avevo fatta troppo facile. Facciamo un giro di controllo. Drone, se l'avevo via fatto alla ricerca. Troppo facile. Guarda, da che parte ci sarà il posto per passarci da qua, tipo, per esempio, infatti. Quindi si butta in terra la ragnetta, aspetta però, prendo... Va messo perché non ce l'ho selezionato al momento. Andiamo, Spider-Bot. Buttiamolo giù. Carino, vero? E si va a interagire con questo e ce lo apriamo. Oh via. Quindi ce la sabotiamo con il drone, la propaganda, a meno che non ci apra una porta. Il data spider, ma che cos'è? Nidiata Spider-Bot. Non so che sia, sinceramente. Che non mi ci fa passare? Non so fare niente. Quindi alla fine non va bene, devo trovare un'altra via per andare qua, non è questa. Non è questa la via giusta, cazzo. Forse ce n'è un'altra da questa parte di qua per entrarci. Andiamo a vedere. Eh no. Ma porca troia. Andiamo, è qui per forza, ragazzi. Qui per forza, mi deve far passare per forza in qualche maniera. Andiamo a Spider-Man, che vuol dire? Che me ne fa chiamare altro, scusa? Come si farà a passare da quel posto lì? Io non capisco. Io non capisco, proviamo un attimo a fare un giro con lei qua intorno. Oh, perché no, semmai, più che qua intorno. Più che qua intorno. Magari fosse sopra l'accesso. Ci fosse tipo un ingresso per passarci sopra. No. Non c'è, non c'è sta, non c'è sta, non c'è sta. Allora come si fa a andare là? Cavolo si fa ad andare là? Deve essere per forza il modo di andare là. Però aspetta, però mi viene un dubbio, vedo che là c'è questo affare lì, che è tipo da... Cosa ci faccio con questo, scusa, per esempio? Oh,
Ci sfondo tutto, che cazzo ci fa? Non mi ricordo come si sgancia Ok, lascia carico adesso. Eccolo qua. Sì, andava spostato quello allora. Andiamoci a prendere il nostro drone. Torniamo indietro. Quindi abbiate pazienza, ma non l'avevo visto. Adesso l'ho visto. Si entra dalla parte giusta e sabotiamo quella cavolo di propaganda. Un episodio relax, dai, ci vuole un episodio relax ogni tanto, tranquilli per la serie, quelli scazzoni che si va in giro a cazzeggiare così, a cercare anche un po' di capire come funziona meglio il gioco. Eccoci qua. We shall never surrender. E abbiamo sabotato la propaganda. Ribellione aumentata e completata a Westminster. Mi sembra di aver capito. Guardiamo la mappa. No, come cazzo. Mi manca ancora un pochino. Però è una missione di ribellione. Ah, eccola, eccola. Come un orologio. Missione iniziata. La missione finale che ci darà... Ce l'avete fatta. Il controllo. Tutti gli obiettivi a Westminster sono stati raggiunti. Albion è a pezzi e i cittadini escono dal guscio. Persino un membro del Parlamento ci ha contattati. Come, prego? Già, strano forte, vero? Dice di avere un'idea su come aizzare la gente del quartiere. Dovresti incontrarla. E pensare che Albion ha modificato questa pubblicità per plagiare la mente dei cittadini quando queste campagne costano fior di soldi alle aziende per bene. Giustizia è fatta, più o meno. Ovvio, quindi abbiamo la missione. Abbiamo volendo la missione per andare a conquistare Westminster. Eccola qua, come l'orologio. Il DedSec ha sabotato tutte le operazioni di Albion nel quartiere di Westminster ed è stato contattato da un ex parlamentare in possesso di informazioni potenzialmente utili. Incontra l'informatrice e scopri come incitare alla ribellione il quartiere. Ricompense: abbiamo un attivista abile, una spia. Quindi io mi prenderei subito a fare quella missione là. Ce la seguiamo e ce l'andiamo a fare. Vediamo se è lontana. Non è tanto vicino. Magari questo pezzo meno taglio, così almeno. Cazzo fa questa? Perché non ci ho pensato io? È una bella invenzione questa, Ma non me lo taglio il pezzo, ragazzi, vedetevi il panorama, non mi piace tagliare i pezzi nel video di gioco. Ora i pezzi quelli magari sminchioni, sì, ma questi pezzi qua anche no. Perché c'è tutto questo panorama. Dovremmo essere quasi arrivati, vedo già la zona rossa qua, non so se è questa però, ma sì, perché qui siamo a... dovrebbe essere abbastanza in zona o no? Sì. Gustiamo anche il panorama del Big Ben soleggiato, una cosa rara da vedere a Londra.
Andiamo giù, incontriamoci con questi contatti e vediamo quello che hanno da dirci. Ah, hanno proprio allestito una ribellione vera e propria. Ricordate la democrazia? Tempi che corrono anche in Italia, si ricorda ben poco. Ben poco, ragazzi. Stai cercando il DedSec. Perché? Non credevo che mi avreste dato ascolto, visto che sono parte del sistema. O meglio, lo ero, prima che Albion sciogliesse le camere. Voglio dirvi che quel che avete fatto a Westminster è ammirevole. Avete dato speranza alla gente. Non dimentichiamoci che è stato il governo a consegnare la città ad Albion. Sono stati loro a creare il nemico. Sono assolutamente d'accordo. Ecco perché vi ho contattati. Albion non ha solo sciolto le camere. Ha deturpato il palazzo di Westminster e il campanile con la sua propaganda. Non è un affronto inaccettabile. Se volete riaccendere lo spirito combattivo della gente, vi suggerisco di ripulire la torre dell'orologio. Di certo sarebbe il modo migliore per attirare l'attenzione. Facciamolo. Sapevo di poter contare su di voi. Non vedo l'ora di sentire di nuovo la campana. Noi dobbiamo liberare il Big Ben. Signor, raggiungi la torre dell'orologio. Sì. Il campanile è piuttosto sorvegliato, ma non dovrebbe essere un problema. La vera sfida è arrivare in cima. Ma sì. Suggerimenti? Uno Spider-Bot dovrebbe funzionare. Uno Spider-Bot, quindi ok, quindi in cima, ma internamente, allora non all'esterno, ovviamente. Vediamo un po' cosa si può fare. Vediamo un po'. Io direi di far scavalcare qua lo Spider-Bot. Portiamoci lo Spider-Bot in terra. Vediamo un po' che succede. Subito una bella guardia lì. Subito questa cosa qua, minchia. Uno Spider-Bot, dice lei. Inferno. È un inferno. Non so che cos'è, attiviamolo. Ha disattivato qualcuno? Sì, io. Qualcuno blocchi quel ragno! Hanno sgamato, ovviamente. Il bersaglio non deve sfuggirci! Drone, effettua una ricerca. Stare un attimo nascosti. Merda! È qui da qualche parte! Cioè, da riuscire ad andare là forse. Ma nascondino. Aspettate. No, cazzo, ho sbagliato. Voglio dire una cosa, Questo qua. Ecco. Per disattivare i droni antisommossa. Vedi? Sì, almeno ora me lo levo dalle palle. Niente da segnalare. Qua mi farebbe entrare, ma io non posso entrare da là. Qui non c'è nessuno.
Forse ci devo andare proprio io lì allora. Allora, forse ci devo entrare proprio io qua. Andiamo a vedere. Niente male davvero. Immagino che non necessariamente lo stile vada sacrificato alla praticità, no? Siamo calmi, qua c'è uno che sta arrivando. Dalle palle questa. Io voglio cercare di capire da dove cazzo devo passare. Perché ancora non sto capendo. Qua mi indica lì, ma non mi ci fa fare niente qua. Forse l'unica qui è. Qui forse l'unica, sai cos'è? Andare a prendere il drone da carico e fare un voletto alto in zona. Ascolta. Demente. Ehi, sono giacca e cravatta, ragazzi, ma che vuoi fare? Dai. Andiamo giù il drone là, tranquilloni. Non c'è niente da fare, speriamo ci fosse qualcosa. Qui praticamente non c'è niente. Praticamente adesso li ho fatti fuori tutti, non ce n'è più nessuno. Quello che volevo fare io era... andare a controllare dall'alto, perché magari si trova un accesso per lo Spider-Bot, altrimenti non saprei veramente come fare. Non mi fa neanche andare questo di qua. Come al solito, missioni.
Ho visto la torre dell'orologio, vabbè. Ditemi come, magari io la riconquisto. Non c'è modo di entrare da nessuna parte. Meglio da qua sopra. Ah, mi farebbe entrare da qua, ma... mi ci fa entrare. Ma stavo a premere, ragazzi, mi ci ha fatto entrare. La via verso la cima è molto insidiosa, un susseguirsi di pertugi e appigli. Sei gambe meccaniche sono decisamente meglio di due umane. Potrebbe essere divertente. Ok, aspettiamo che si ricarichi il drone, quindi. Aspettiamo che si ricarichi il drone. Questo episodio diventerà lunghissimo. A parte che lo posso chiamare da qua, quindi va a culo alla fine, senza stare a aspettare. E andiamo, si va a scalare la torre, cazzo, dell'orologio. Già cascato di sotto, eh? Vabbè, andiamo, si va a scalare la torre dell'orologio. Merda, siamo cascati di sotto perché voglio guardare su quanto è alto, ma non si vede. Andiamo a trovare una strada per salire, che non è facile, mi sa, per niente. Anche perché questo Spider-Bot qua non mi fa vedere una cosa. Non mi fa il doppio salto. Come quello che avevamo noi. Qua dubito. Andiamo a girare su questi assi, magari se arriva dalla parte opposta c'è una strada per montare sopra. Chi lo sa. Forse a quanto pare, forse sì. Sì, no, è bellissimo. È bellissimo questa parte qua dove ci arrampichiamo così. È bellissimo. No. Ok, andiamo. La strada è lunga da fare. Qui dobbiamo cercare di capire dov'è che bisogna uccidere. Non è facile sapere. Io vado un po' in culto, ragazzi, perché non so veramente dove dovrei andare, se no. Quando vedo che c'è una strada che mi porta per il su, io ci vado. Suonando questo allarme, non vorrei che ci abbiano sgamato dall'esterno. Non si fa finta di nulla, continuiamo con il nostro Spider-Bot. Veramente hanno visto tutte le guardie morte in terra, non lo so che è successo. Non lo so, non lo so, non lo so. Adesso dove si va, dove si va, dove si va, dove si va? Ma qua. Sono contrappesi che salgono e scendono. E
e andiamo. Oh, non dovrebbe mancare tanto. Se non ho visto male, non dovrebbe mancare tanto. Siamo arrivati, se non sbaglio, siamo quasi arrivati, siamo, sì, vedete i rosoni del grande orologio, della grande torre, del Big Bang, o chiamatela come vi pare. Interagiamo con la cabina elettrica del CTOS e vediamo se ci fa vedere la propaganda sabotata, insomma tutta la torre riconquistata, se rileva quelle bruttissime scritte Albion oppure no. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo conquistato anche City of Westminster. Due quartieri sono tornati ad essere ribelli. Abbiamo sbloccato anche una sfida principale. È stato emozionante, commovente, sentire di nuovo la campana, rivedere la torre nella sua bellezza originaria. Significa molto per la gente del quartiere. Capisco che la gente abbia bisogno di simboli in cui riconoscersi, ma per quanto bello, è solo un orologio. Rappresenta la nostra democrazia parlamentare. Perché Albion l'ha deturpata? Il motivo è molto chiaro. Grazie, Dedsec. Oh, via, vado là bellino che è Big Bang, ora è tutto tornato a... La gente di Westminster è ormai pronta a ribellarsi ad Albion. Grazie. Vado bellino, ora vedrai ci abbiamo la gente... spia, esattamente, la gente spia, andiamocela a vedere, reclutata, eccola qua. Prendiamocela subito così, guardiamo com'è venuta, com'è venuta, com'è, che l'abbiamo fatta noi, guardiamo com'è. Una resistenza è forte quanto lo sono i suoi membri. Siamo felici di averti con noi. Cazzo, sì! Oh, carica, non vedo l'ora di fare bordello! Grandioso. Carica questa qui, è carica. Quindi lei dovrebbe essere una spia, se non sbaglio. Vediamo che ha a disposizione. Ah, il veicolo personale, l'auto da spia, un po' alla James Bond. Una pistola silenziosa, di quelle che fanno male però, no? Di quelle non letali, di quelle letali. Riduce i danni da tutte le fonti, che sarà un passiva, sì, sarà un passiva sicuramente. E poi ha questo orologio, che non so che cosa sia. Ah. Forse disattiva tutti i dispositivi elettronici. Forse disattiva i dispositivi elettronici. Dove lo trovo l'orologio? Blocca. Ah, ok, orologio spia. Blocca le armi nemiche. È potente questa tizia. Questa nanica. Come si chiama questa qua? Nanica? Canica Varma. È prepotente. Abbiamo trovato una recluta interessante. Quindi. Ottime reclute le abbiamo perse, ma ottime reclute stanno tornando, perché anche questa qua, dai, alla fine ottiene più soldini che può fare comodo e ha un veicolo personale. Questa qua c'ha un veicolo personale, ma è una spia. Quindi abbiamo un'arma silenziata, un orologio, un veicolo e c'ha anche i missili e l'occultamento, la sua auto da spia. Non ho parole, però la vuoi vedere perché è fantastica. Eccola qua, bella, verde, marcio, sì, vada bellino. E com'è che si fa l'occultamento? Se io volessi fare l'occultamento, scusate, ve lo si guarda l'occultamento insieme. Ehm...
Alla guida. Mira, destro, spara, sinistra, ricarica, arma principale 2, arma secondaria 1. Usa, richiamo gadget, ruota delle armi X, gadget successivo. 4, 5, 6, 7. Non succede nulla in merito a Sega. Ah, occultamento da spia, ecco qua. Oh, fantastico. No, è fantastico. È fantastico, ragazzi. Comunque, ridendo e scherzando, siamo praticamente abbiamo fatto la missione praticamente davanti al nostro covo del Dezze, perché qua dentro il nostro covo. Forse c'è ancora speranza. Potenziale, ecco, vediamo un po'. Questo mi piace, che dice? È un Come si fa a diventare anarchici di professione? Tipo, si mandano curriculum in giro? Credo che l'ideologia degli anarchici li spinga a rifiutare le convenzioni sociali. Per esempio, la classica definizione di professione. Vedi in squadra? Ah, ok, non apprezzo il DLC perché non ci va a reclutare. Va bene, dai ragazzuoli, io direi di salutarci qua per il momento. Ci salutiamo qua, abbiamo fatto un episodio un po' così scazzone, però comunque ci ha permesso di avere un paio di reclute, anche se ne abbiamo perse due, riposi con pace, poverine, probabilmente lì ho attaccato io il Covid. No, scherzo, non ho il Covid, ma ho la febbre, potrebbe anche darsi. E ci siamo andati a conquistare City of Westminster, ragazzi, quindi mi raccomando. Se vi piacciono i miei video, lasciate dei mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, offendetemi, fatemi complimenti, fatemi che vi pare. Sono aperto a tutto, io a offese e complimenti, tutto. Non c'è problema. E mi raccomando, iscrivetevi se l'ho già detto, non me lo ricordo perché sono cotto come una pera. E mi raccomando, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre su Watch Dogs.